Cinema e ricerca, un binomio che diventa sinonimo di innovazione tecnologica. Dall'intesa sancita dal Centro Sperimentale di Cinematografia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nasce infatti il Polo Tecnologico di Ricerca e Alta Formazione per il Cinema Stereoscopico, un progetto che mira alla valorizzazione degli studi sul cinema stereoscopico 3D e delle tecnologie digitali applicate all'arte cinematografica. Presidente, come nasce la collaborazione con il CNR? Beh, siamo due strutture pubbliche che il CNR si occupa della ricerca. Noi ci chiamiamo Centro Sperimentale, no, di Cinematografia, quindi comunque anche noi facciamo la ricerca nel nostro campo. Il problema è combinare quello che è la ricerca di carattere artistico, comunque sperimentale, tipicamente cinematografica, con la ricerca tecnologica. Allora il punto d'incontro è stato in questo momento molto importante, no, la stereoscopia, cioè, che deve fare ancora dei passi in avanti. Il CNR è interessato in questo campo e di conseguenza sembra abbastanza logico il matrimonio, no, fra coloro che studiano l'apparecchio e coloro che riprovano, insomma, mettiamola così per semplicità. Perché in realtà il problema della stereoscopia per il cinema è complesso, ma la stereoscopia poi ha delle applicazioni enormi in moltissimi campi e in genere, come tutte le, no, le scoperte, hanno delle ricadute nel posto in cui neanche te le immagini. Può sembrare un momento inusuale per il CNR, che è il più grande ente di ricerca del nostro paese, stabilire questo contatto diretto di collaborazione continua ed intensa con il centro sperimentale. Invece in realtà questo non è così, perché il Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR sta cercando ormai da anni di fondere insieme e creare quindi sinergie tra il mondo della conoscenza in termini umanistici e il mondo della conoscenza in termini di applicazione e realizzazione di tecnologie. Mi sembra quindi che il rapporto con il mondo del cinema sia molto molto intenso, proprio perché il cinema rappresenta un momento di grande realizzazione di questa sinergia, cioè è il cinema prima di tutto che ha realizzato già di per sé questa realtà che è una fusione di mondo della conoscenza e della tecnologia. Un'occasione importante per i giovani talenti che studiano al centro e che avranno la possibilità di scoprire i segreti di una tecnologia sempre più diffusa in campo cinematografico, ma anche pubblicitario e documentaristico, e che offre oltretutto vaste applicazioni anche in ambito scientifico, ambientale e di conservazione dei beni culturali. Questo polo tecnologico che opportunità offrirà ai ragazzi? Beh, alcuni di loro lavoreranno soprattutto nel campo di tipo sperimentale. Ciascuno sceglierà poi la sua strada. Poi nessuno invita uno di fare da un lato il regista, dall'altro sperimentare alcune cose volta per volta. E sarà un campo abbastanza ampio, quindi con grandi differenze. Ci sarà chi deve fare delle piccole cose e chi invece, non so, fa delle prove per quanto riguarda proprio il tipo di proiettori o il tipo invece di percezione che ha la gente. Il polo tecnologico è un qualcosa che ci consentirà, credo, di realizzare, migliorare indubbiamente le tecnologie, migliorare la conoscenza, ma sarà anche uno strumento attraverso il quale riusciremo a formare delle professionalità che in questo campo ora non ci sono. E quindi credo che sarà questo lo sviluppo del centro, del polo, in funzione anche dello sviluppo del territorio sostanzialmente. Quindi il polo si rivolgerà non soltanto all'ambito ristretto della ricerca in campo di immagine, se così vogliamo dire, ma si rivolgerà anche al territorio, quindi all'esterno, al mondo esterno, cercando di promuovere iniziative che possano creare lavoro, occupazione e che possano creare sviluppo, ovviamente sempre compatibilmente con la cultura e con la società.